Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi iniziamo la settimana parlando della Zontes, perché a breve dovrebbe arrivare una novità interessante, quantomeno per il nostro mercato e per quello spagnolo. La Spagna, infatti, è un mercato molto proficuo per il marchio Zontes, mentre da noi Zontes è un marchio magari poco conosciuto. Ovviamente, per chi non lo conoscesse, Zontes è cinese come marchio, come azienda, e le moto vengono prodotte insomma in Cina, no? Zontes in realtà lo incontravamo diverse volte quando tipo 2 o 3 anni fa vi portavo le classifiche spagnole mensilmente e c'era sempre, se ricordate, la G1 125 in alto in classifica perché è un 125 attualmente ancora in vendita. Che costa sulle 3.000 euro con un serbatoio bello capiente tipo da 20 litri, che per una moto a uno è tanto, e fatta anche molto bene come estetica, no? Una moto che sembra quasi un po' più grossa rispetto a una patente a uno. E quindi insomma la G1 è stata una moto molto venuta in Spagna, anche se comunque l'ho vista diverse volte girare anche in Italia. Azienda cinese Zontes, ma in Italia non ha mai sfondato tanto quanto, non lo so, Benelli, oppure neanche penso come faccio adesso la Cove, via dicendo, o la CF Moto oppure la Voge. Detto ciò, all'ECMA 2023 si era visto un motore nuovo della Zontes, no? Un motore 3 cilindri, 699 di cilindrata, quindi un 700 che equipaggiava due moto, una sportiva e una moto adventure chiamata L3 Supra Adventure. E adesso questa versione prototipo vista all'ECMA dovrebbe essere addirittura d'arrivo, in quanto in Cina è già uscita la moto ad un prezzo veramente molto interessante. Soltanto ha cambiato nome, da L3 Supra Adventure è diventata ZT 703 F, ovviamente più in linea diciamo con le moto del marchio Zontes. Ovviamente c'è il sito ufficiale Zontes se vi interessa questa azienda, anche in italiano con le moto, che non sono tante, 125, 350 di diverso tipo, però diciamo hanno dei prezzi abbastanza allettanti. Ecco, non è come QG Motor che è arrivata da nulla con 500 moto, però comunque Zontes pian pianino diciamo che sta riempiendo la gamma. E questa nuova moto e questo nuovo motore insomma rappresenterebbero le ammiraglie del marchio Zontes. Ecco, quindi se effettivamente Zontes è da noi poco conosciuto, potrebbe essere che magari con questo nuovo motore, queste due nuove moto, una delle quali quella che tra poco vedremo, potrebbe magari farsi un po' più conoscere. Ecco, se la gente dà fiducia a Cove, che è appena arrivata sul mercato, ecco, Zontes comunque è cinese, ma opera da più tempo comunque sul mercato europeo. Detto ciò, questa moto qua di oggi, questa 703F è interessante per diversi motivi. Innanzitutto dovrebbe costare molto poco, ha un motore che è un 3 cilindri per prestazioni paragonabili se vogliamo al motore della Transalp della Honda. Infatti questa moto tranquillamente si può vedere come concorrente della Transalp e dovrebbe arrivare anche praticamente full optional, no? Laddove Honda fa pagare 300 euro cambio elettronico, per dirne una, questa moto dovrebbe arrivare ad un prezzo molto interessante con un pacchetto tutto completo e quindi costare poco e avere delle caratteristiche interessanti come motore, elettronica e addirittura anche la ciclistica. Cioè, pensate, questa moto comunque dovrebbe montare sospensioni firmate Marzocchi, no? Che per una moto di questo tipo, Marzocchi lo vediamo sulla Moto Morini, no? Con l'Escape 650, insomma, quelle cinesi, però comunque che hanno un po' di italiano, ecco, nel nome, Moto Morini. E invece questa Zontes dovrebbe essere una moto carina, fatta bene, con un bel motore e costare anche il giusto. Quindi potrebbe essere, secondo me, una valida alternativa per l'appunto alle moto con il 21 del segmento Transalp 750, Wustrom 800DE, oppure se vogliamo anche 790 Adventure, oppure anche, tiriamo in ballo, visto che è cinese, la Cove 800X che devo ancora provare. Comunque, qui di fianco vi lascio qualche immagine. Questa è la moto in versione, non si è capito bene se è definitiva o ancora in fase quasi definitiva. Quindi probabilmente prendete queste immagini con le pinze, le forme dovrebbero essere queste della moto, quindi spigolose come sempre le moto della Zontes, lo sono, però magari le colorazioni potrebbero cambiare. Ora vedete questa qua, che come livrea secondo me non è neanche brutta, questo blu mix arancione, che fa un po' moto vintage come colori, però a me piace, però magari potrebbero arrivare
più colori e magari anche più versioni. Quello che penso io è che magari la moto in Cina è uscita full optional, come tra poco ve la descriverò, no? Però in Italia sicuramente costerà almeno 3-4 mila euro in più di quanto costa in Cina la moto, e potrebbe magari essere che si vada a fare come fa la Vogue, no? O come fa la CF Moto, insomma, come fanno diverse aziende, anche cinesi, ovvero mettere in gamma una versione meno costosa, poi una versione più costosa, magari full optional con anche colorazioni differenti, come fa per esempio la Vogue. Comunque, la moto, ragazzi, vediamo un po' come è fatta. Parliamo di un adventure, ovviamente, con il 21 all'anteriore, quindi una moto che nascerebbe per andare in fuoristrada. 21-18, ovviamente, pneumatici tubeless, primo equipaggiamento dovrebbero essere i Michelin, non specificati quali, però dovrebbero essere pneumatici tassellati. 21-18 come la Transab 750, no? Come la 790 Adventure, se vogliamo, come anche la V-Strom, ma la V-Strom, se ricordo bene, la posteriore al 17, però comunque tutte quelle moto che hanno il 21 all'anteriore. Come prestazioni, quindi ne vedi mezzo, per intenderci, tra una Tenere 700, che anche lei è il 21, ma ha il CP2, quindi meno potenza e meno coppia, e una 890 Adventure, ecco, che come motore invece è un 890 da 105 cavalli e da 100 Nm di coppia. Ne vedi mezzo, ecco, il segmento della Transalp. L'unica cosa che non si è capito bene è il peso, perché dovrebbe pesare poco la moto, però da alcune parti ho letto 228 kg in marcia, che sarebbe un peso abbastanza onesto, sarebbe, sì, un 20 kg in più rispetto alla Transalp, ma se vogliamo circa un 10 kg a memoria in più rispetto per esempio a un F900 GS, non sarebbe un peso molto elevato, però da altre parti ho letto 228 a secco, quindi il peso non ho ben capito, quindi non vi do l'informazione, anche perché questa moto non è ancora presente nel sito ufficiale Zontes Italia, quindi non abbiamo una sezione con scheda tecnica ufficiale, no? Sono dati da prendere con le pinze. Ecco, poi dalla Cina ogni volta uno riporta un dato, l'altro riporta un altro. Comunque deve pesare poco la moto, anche perché telaio in alluminio e forcelloni in alluminio, no? Quindi tutto molto interessante. Per quanto riguarda il motore, questo motore nuovo della Zontes, fatto proprio dalla Zontes, che è un 3 cilindri, cilindrata 699, con una potenza di 97 cavalli a 10.000 giri, mentre la coppia 76 Nm a 7.500 giri. Diciamo che la coppia, paragonabile a quella della Transalp, che ne ha soltanto un Nm di coppia in meno, mentre la potenza 97 cavalli probabilmente potrebbe arrivare in Italia o con due versioni diverse di questo motore, con più potenza come la variante RR, e una variante, magari una versione con 95 cavalli, oppure semplicemente potenza ridotta a 95 cavalli per entrare nei limiti delle moto patenti A1, quelle che, patenti A2, quelle che possono essere depotenziate e poi ripotenziate una volta sbloccata effettivamente la patente, diciamo A3. Comunque potenze coppia, ecco, mettiamo anche 95 cavalli, sarebbe 3 cavalli in più rispetto per esempio alla Transalp, e questo vuol dire anche un 11 cavalli circa in più rispetto per esempio alla V-Strom 800DE, quindi motore niente male. Poi comunque 3 cilindri, cioè non 2 cilindri tipo della V-Strom oppure della KTM oppure della Honda, ma comunque un 3 cilindri, quindi non sembra male. Magari in tanti non apprezzano 2 cilindri. La maggior parte comunque delle moto con il 21 montano due cilindri, no? C'è anche la Tenere, per esempio, in due cilindri. E invece questo è un tre cilindri, no? E se comunque conoscete il tre cilindri, sapete che ha un ottimo compromesso tra la coppia e bassi di un due cilindri e l'allungo agli alti, per esempio, di un quattro cilindri. E poi comunque il sound tre cilindri ha sempre il suo perché. Poi, come altezza sella, 845 mm e serbatoio da 20 litri circa, quindi 20 litri più o meno, diciamo che si stimano autonomie di circa 400 km. Il peso invece, dicevo prima, 228 kg, ma non si è capito bene se è a secco oppure in marcia. Ripeto, la Transalp pesa in marcia 208 kg, la V-Strom pesa un po' di più o meno, se fosse il peso in marcia peserebbe la moto quanto più o meno una V-Strom 800DE, e non sarebbe niente male per una moto comunque Zontes cinese, no? Capiamo sempre bene di cosa parliamo. Ciclistica, telaio, doppia culla in alluminio,
Forcelloni in alluminio, sospensioni firmate Marzocchi con la forcella a sti rovesciati, non sappiamo bene il diametro, ma penso un 43 mm, penso comunque il dato non è dichiarato, mono sempre della Marzocchi, regolabile. Un impianto frenante firmato Jequan, ex azienda spagnola assorbita dalla Brembo qualche tempo fa, quindi potrebbe vedersi come marchio premium, ecco, comunque della Brembo. Doppio disco all'anteriore, 313 mm, al posteriore un singolo disco con pinzer, attacco radiale, 4 pistoncini, gommata per l'appunto 21-18, 90-90 all'anteriore, 150-70 al posteriore, ABS che è presente. Poi la strumentazione TFT 7 pollici, e qua arriva la parte interessante, perché ha un botto di roba come elettronica, no? Prima di tutto, radar, diciamo anticollisione posteriore che permette di vedere e segnalare pericoli nei punti ciechi, un po' come il sistema visto anche per esempio sulla Ducati Multistrada V4, non so se è evoluto fino a quel punto, ma comunque insomma, sistema di blind spot detection, quindi cioè, roba su una Zontes, capite, no? Sempre rapportato al marchio di cui parliamo, Zontes, radar posteriore, insomma niente male. Cambio elettronico, poi manopole riscaldate per la prezza regolabile elettronicamente, avviamento keyless, connessione Bluetooth tra smartphone e moto grazie allo schermo TFT. Da qualche parte ho letto anche il traction control, ma non sono sicuro di questa informazione, però potrebbe facilmente essere, visto che comunque la moto è messa giù bene. Cavalletto centrale di serie e anche prese USB che mi sembra che già ve l'ho detta, insomma, quindi protezioni motore anche. Cioè, un allestimento che se dovesse uscire così la moto soltanto in questa versione non sarebbe niente male, ecco. Questa è la moto come è fatta, fari full LED e vi dicendo. Per quanto riguarda prezzo, al momento non ho ancora comunicato, però come informazione abbiamo il fatto che in Cina questa moto al momento dovrebbe costare sulle 5.600 euro, no? Cioè, cambio in euro più o meno dovrebbe costare sulle 5.600 euro. Ovviamente non costerà mai così questa moto, perché ho letto in giro qualcuno che diceva questo prezzo e alcuni dicevano 5.600 meno della TRK, tanta roba. Ecco, sicuramente non costerà così la moto, non costano mai così. Se in Cina costano 1, in Italia costano 4 o 5, no? Per capire un po' il rapporto, quindi diciamo che si può stimare un prezzo attorno ai 8.000-9.000 euro, più o meno questo qua dovrebbe essere il range di prezzo. 7.000 non penso, perché ok che parliamo della Zontes, ma così accessoriata, cioè soltanto radar posteriore, schermo TFT, ma poi Marzocchi, vi dicendo, capite? Poi componentistica, ciclistica, abbiamo la tela in alluminio addirittura, quindi c'è dietro una lavorazione anche importante comunque sui materiali, cioè non soltanto telaio in acciaio classico, moto pesante cinese, ma anche comunque un certo tipo di uso di materiali. Diciamo che se facciamo un po', prendiamo un po' come riferimento la Cove, che ha lavorato molto bene anche nelle ciclistiche delle sue moto, tipo 800X, non è che la Cove le moto le regalano, no? Quindi io stimerei un prezzo sulle, dicevo, 8.000-9.000 euro, magari anche 10.000 euro, magari due versioni, una meno accessoriata, l'altra più accessoriata, però saremo secondo me su quel range di prezzo. Di più non penso, perché poi a 10.700 arriva la Transalp 750, che è una Honda, arriva a 11.500 la Wustrom 800DE Suzuki, poi arriva a 12.000 la KTM 790 Adventure, poi a salire arriva 890 Adventure, Norden vi dicendo, quindi secondo me sarebbe quel range di prezzo. È interessante ragazzi, è interessante, anche perché comunque ultimamente va detto, grazie a CFMoto, grazie a Voggio, grazie soprattutto ultimamente a Cove, soprattutto grazie a Cove, secondo me, si è un po', diciamo, sdoganata con l'idea lì delle moto cinesi, no? Se fino a 2 anni fa, è vero che c'era la Benelli, però comunque marchio italiano, era una volta italiano, poi comunque moto fatta in Cina, c'era questo binomio Cina-Italia e la gente è iniziata un po' a vedere, insomma, in casa anche delle moto aziende cinesi. Adesso con l'arrivo della Cove e CFMoto, insomma, stanno vendendo bene in Italia, quindi probabilmente potrebbe essere anche ben accolta questa moto da noi, no? Anche se comunque Zontes, poi comunque Zontes non è un marchio nato ieri, dicevo, è nato un po' di tempo fa, sempre cinese, ma comunque sia in Spagna lo conoscono molto bene, quindi è interessante ragazzi, ci potrebbe stare, cioè immaginatevi questo motore, insomma, prestazioni, fate finta di una Transalp 750, però con una ciclistica probabilmente messa ancora meglio, potrebbe essere Transalp Monterey Showa. Qua abbiamo addirittura Marzocchi,
e con un'elettronica, dicevo, anche di superiore comunque rispetto alla Honda, rispetto anche per esempio alla Suzuki V-Strom 800DE, no? Ad un prezzo inferiore, ecco. Non è male, come design invece, non ve l'ho detto prima, non ne abbiamo parlato, a me onestamente piace, ecco, le linee filanti così sono abbastanza moderne secondo me, cioè come colori, no? Mix questo colore qua e linee, sembra quasi una moto, ripeto, stile vintage, tipo quelle moto che si vedevano, quei tentativi che facevano anni fa, tipo anni 2000, no? Nel proporre moto adventure, però devo dire che a me non dispiace per niente, però poi guardi le linee, poi ti avvicini, guardi, vedi un bel TFT e dici, cavolo, questa moto qua è moderna. Comunque, tant'è, nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate, fatemi sapere magari. Cioè, non è scontato fare questa domanda al giorno d'oggi. Cosa comprereste voi? Immaginiamoci, facciamo un prezzo realistico, 9.000 euro. Questa Zontes, full option, come ve l'ho descritta, e 10.700 una Transab 750, no? In tanti potrebbero dire, meglio la Honda, spendi di più, però comunque hai la garanzia sul fatto del marchio, rivendibilità poi in futuro, no? Mercato dell'usato. Assistenza, garanzia, post vendita, ricambi, vi dicendo. Però in tanti potrebbero preferire Zontes perché magari va a costare di meno, no? Un po' il ragionamento che fa la gente tra l'acquistarsi Cove, acquistarsi KTM, acquistarsi Honda, vi dicendo. Da questo video è tutto, vi terrò aggiornati non appena la moto poi sbarcherà anche in Italia, cosa che dovrebbe avvenire in teoria a breve, si pensa, però comunque non c'è ancora una data precisa ufficiale. Come sempre, saluto Eric e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi!